Bentornati ragazzi, parlando di lavori da remoto, quello che conosco meglio sicuramente è quella del programmatore, dello sviluppatore freelance, e oggi cerchiamo di capire insieme quanto guadagna uno sviluppatore freelance in Italia. Per farlo partiamo però prima da quanto guadagna un dipendente, perché così abbiamo a che fare con cifre più familiari, la tredicesima, la quattordicesima ci piacciono un po' di più, e poi passiamo al calcolo per freelance. Alla fine vi dirò come facevo da dipendente a chiedere una cifra piuttosto che un'altra, e poi da freelance come ho fatto all'inizio, ma soprattutto come faccio ora per far valutare quello che è il mio lavoro. Quindi iniziamo. Per capire quanto guadagna un dipendente, dividiamo in base all'esperienza quella che può essere la figura del programmatore. Partiamo da una figura junior, che è una persona che ha appena finito gli studi oppure fa quel lavoro dopo averne fatti altri, e lo stipendio medio è di 23.000 euro di RAL annui. La RAL semplicemente è una cifra lorda che rappresenta poi quella su cui vanno pagate le tasse. Lo stipendio netto al mese sarebbe di 1.300-1.350 euro. Ora non voglio calcolare bonus, cose in più, diciamo che più o meno il netto è questo e calcoliamolo su 14 mensilità, quindi per 14 mesi prendete questo netto. Lo stipendio medio invece, quindi con una persona mediamente esperta, non saprei come dirlo, è di 30.000 euro, circa 30-32.000 euro lordi annui. In questo caso parliamo di uno stipendio mensile sui 1.600 euro, è una media ovviamente. In alcune parti d'Italia questa media sarà più alta, in altri sarà più bassa, però mediamente parliamo di questa cifra qui. Per le figure senior il discorso è un po' più complesso, perché ci sono davvero mille specializzazioni diverse, ma ci sono comunque diversi tipi di seniority. In media, sempre secondo le statistiche, si parla di 45.000 euro lordi annui. Parliamo di un netto sopra i 2.000 euro, anche qua è difficile per darvi un numero preciso, però comunque diciamo uno stipendio che va dai 2.000 euro in su. Bene, detto questo, quanto guadagna invece un freelance? Ecco, lì si apre un mondo. Primo, perché il freelance guadagna in tanti modi diversi. Vediamo quali sono le tre tipologie più comuni per guadagnare da freelance. La prima è quella di lavorare a progetto, quindi immaginate la classica persona che fa un sito internet, fa un e-commerce, fa un preventivo e viene pagato per realizzare quel lavoro. Capite bene che dire una cifra generica qua è impossibile, dipende da troppi fattori, soprattutto perché oggi questa figura è un po' cambiata, ci sono meno persone che chiedono il sito, è più facile che magari ci siano persone che vogliono o un sito molto piccolo, quindi fatto con servizi terzi tipo Wix, tipo Shopify, oppure esistono delle agenzie che mettono insieme più professionisti, quindi il designer, il programmatore eccetera eccetera, e quindi prendono un lavoro magari più grande tutto insieme, quindi è difficile fare proprio una media di questo tipo di lavoro. Un altro modo per guadagnare invece è quello di creare dei contenuti, i videocorsi oppure dei plugin da vendere dei marketplace oppure dei temi per dei CMS. Ci sono quindi dei prodotti che hanno un'entrata molto piccola, 20 euro per dire l'uno, ma sono molto scalabili perché col tempo possono vendere tanto, quindi anche in questo caso diciamo è un modo di guadagnare, ma non si può parlare proprio di media di stipendio. Ecco, quello che si può cercare di portare più vicino al lavoro dipendente, allo stipendio, è quando un freelance lavora con un contratto a medio lungo termine con delle aziende. Nel mio caso per esempio questo è il modo in cui lavoro ed è quello che preferisco, perché ti permette, una volta trovata una o più aziende con cui riesci a installare un bel rapporto, in cui lavori su un progetto che ti piace, con delle tecnologie che ti piacciono, riesci ad avere anche una sicurezza maggiore in quelle che sono le entrate, non devi stare sempre lì a cercare clienti, è un modo di lavoro un pochettino più stabile. In questo caso possiamo parlare di cifre, possiamo provarci, non sono medie fatte come prima a livello nazionale, sono delle cose che si possono trovare, si può capirlo poi entrando in contatto con altri freelance, però comunque possiamo tirare giù qualche cifra. Dunque, la figura junior come freelance guadagna intorno ai 150-180 euro di media giornalieri, ovviamente lordi. Da notare che qua la figura junior è un po' diversa, perché se all'interno di un'azienda viene affiancata altre persone, quindi è accettato anche un livello di competenza molto più basso, da freelance lavori da solo, sei praticamente un'azienda, quindi devi già avere determinate competenze, quindi è più un entry level che una figura junior. Di media, anche qua in base a quello che ho trovato e a quello che ho il sentore da altri programmatori, diciamo ci attestiamo sui 250 euro giornalieri, sempre lordi ovviamente. Un senior invece può guadagnare anche 350-400, ma anche di più, lì dipende da un sacco di fattori, dipende molto dalla tecnologia su cui lavorate, ma dipende anche tanto nel paese con cui vi interfacciate.
se siete sul mercato italiano parliamo di magari 350 euro, anche 400, all'estero questa cifra può aumentare anche di molto e anche in base alla vostra competenza e gli anni di esperienza che avete. Come facciamo a rapportare questa cifra al lavoro dipendente? Dunque ci proviamo prendendo quella che è una cifra media di 250 euro al giorno e facendo una serie di calcoli. Se calcoliamo che in un anno ci sono così in media 220 giorni lavorativi, escluse feste, escluse ferie, quindi un dipendente può lavorare diciamo 220 giorni, partiamo facendo questo semplice calcolo: 220 giorni per 250 euro al giorno, per un totale di 55.000 euro lordi annui. Con 55.000 euro rientriamo nel regime forfettario, quindi vi lascio il link a un altro mio video in cui facevo dei calcoli come si calcola nel regime forfettario la tassazione, però facciamo più genericamente che due terzi sono il netto e un terzo il lordo, quindi due terzi di 55.000 euro sarà il nostro netto. Di questo netto, di questi 36.000 rotti, per calcolare uno stipendio netto mensile, avere quindi una cifra di riferimento, dobbiamo dividere questa cifra, 36.000 euro, per 15 mensilità. Perché 15, direte voi? Semplicemente perché da dipendente prima abbiamo ragionato con 14 mensilità, quindi 12 più 13esima e 14esima, ma io calcolo che da dipendente viene anche accantonato dall'azienda una mensilità circa di TFR, quindi non volendo privarci di questo TFR prendiamo il nostro netto di prima e dividiamolo per 15. Viene fuori uno stipendio di circa 2400 euro netti mensili, che capite è una cifra molto più alta rispetto a prima. Questo dipende principalmente da due fattori: il primo è che comunque un freelance non ha le garanzie del dipendente, io ho calcolato quei giorni di ferie, ma una mutua non esiste, se si sta male si può essere comunque licenziati tra virgolette da un giorno all'altro, diciamo che c'è un po' un rapporto costi benefici differente. Inoltre dipende molto dalla tassazione agevolata del regime forfettario. Se parlassimo di regime ordinario di partita IVA, sempre nei miei video trovate anche questo tipo di discorsi, capirete bene che la tassazione diventa molto più alta, ci avviciniamo a quello che sono gli scaglioni IRPEF del dipendente. In questo caso il vantaggio va un po' a farsi friggere. Ora che abbiamo l'idea un po' più chiara, vi dico un po' qual è la mia esperienza nel cercare di valutare un RAL quando ero dipendente o valutare adesso quanto farmi pagare per il mio lavoro. Da dipendente in realtà era un po' più semplice, perché partendo da un RAL da apprendista, quei 23.000 li puoi prendere da apprendista, quindi hai già un punto di partenza, lì si può semplicemente cercare di aumentare di un 15-20% in caso di cambio lavoro, cambio datore di lavoro, oppure nel momento in cui si vuole contrattare con la propria azienda un aumento. Quindi di base si hanno delle cifre che mano a mano possono crescere, poi una volta arrivati a una certa seniority lì ti cresce a dismisura. Da freelance questo discorso non si può fare, bisogna essere molto più consapevoli di qual è il proprio valore. Io all'inizio, chiedendo un po' in giro, ho deciso di partire da una cifra che in realtà è la stessa cifra di un freelance base di cui parlavamo prima, quindi senza farci tanti giri. Aumentando le mie competenze ho iniziato ad aumentare questa cifra, ho sempre avuto molto chiaro quanto fosse il reale netto, questa forse è la parte più importante. Da lì, cercando di capire anche quanto volessi guadagnare ma anche quanto volessi lavorare, perché banalmente lavorando meno giorni e avendo uno stipendio più alto si guadagna comunque magari la stessa cifra, nel tempo mi sono costruito una paga attuale che comunque è in continua evoluzione in base a quello che imparo oppure con i progetti per cui lavoro. Quindi darei due consigli spassionati a chi vuole diventare freelance: il primo è avere bene in mente quali sono le cifre lorde e nette, perché se un lordo può sembrarci molto accattivante, magari poi nel netto si creano dei problemi. Questo avviene anche nell'uscita dal regime forfettario, insomma bisogna capire bene quali sono le cifre, rivolgersi alle persone giuste è molto importante. Secondo consiglio è quello di non ragionare esclusivamente in base al vostro tempo, ma cercare di portare le aziende a farvi pagare per il vostro reale valore, per le vostre competenze. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi altre domande nei commenti oppure lasciatemi dei vostri pareri, i vostri feedback sul mercato dei programmatori in base anche alla vostra zona, in base a quello che è il vostro settore. Come sempre vi ringrazio, ci vediamo ai prossimi video e ciao a tutti!